E così dopo una giornata di sci si esce con i gatti perché non finisce qui il lavoro. Adesso è il momento, il tramonto, di battere le piste. Quindi siamo usciti con i gatti, siamo tre gatti in movimento in questo momento, ognuno la sua pista, e quindi stiamo battendo le piste, così come si dice. Il gatto non fa altro che lisciare, quindi con la penna davanti cerchiamo di portare allo stesso livello la neve e la fresa dietro, come potete vedere da questi segnetti che lascia, quindi frantuma i cristalli di neve, quindi i cumuli, rendendoli come piatti, come un tappeto. È così che troveranno gli sciatori di questa sera, quelli che parteciperanno alla prima notturna della stagione dalle 18 alle 20, una pista perfettamente preparata per quella che è la magica notte. La neve di notte è più bella sicuramente, fa più freddo, quindi ben compattata, molto veloce, e c'è meno gente, quindi gli sciatori, quelli che i professionisti della neve, possono sicuramente dare sfogo alla loro grande cultura della neve e dello sci, quindi con anche l'alta velocità su una pista bella come questa. Parliamo della pista panoramica, con un minimo di larghezza dalle 50 a 150 metri, quindi una pista curata in tutti i particolari, in sicurezza, illuminata a giorno per l'occasione, come potete vedere. Stiamo percorrendo la panoramica, poi entreremo invece nel parco e raggiungeremo la Valle dei Lupi, giusto così per continuare questa escursione notturna. Si possono notare sui lati della pista i cannoni delle nevi, quelli che hanno contribuito all'apertura della stagione, di questa stagione, perché c'era molto freddo ma non c'era la neve, e grazie all'innevamento artificiale siamo riusciti ad aprire per Capodanno. Ecco, stiamo entrando nel parco e il luccichio ci dice che le temperature stanno scendendo. Vedete come brilla la neve e che cumuli di neve. Siamo quasi in un metro di neve naturale. Ci arrampichiamo con il nostro gatto e guardate che spettacolo, il luccichio, il brillantinaggio della neve. Ecco, questo ci indica che le temperature si stanno abbassando velocemente. E prima che le temperature si abbassino, noi dobbiamo battere le piste in modo tale da lasciare un manto ben preparato e poi ghiacciato. Il tramonto, quindi tramonto e alba, le temperature più basse in montagna sono proprio in queste due fasi. In questo momento siamo a meno 6, siamo quasi arrivati nella valle dei Lupi. Adesso troveremo anche l'indicazione. È qui che i lupi dal parco escono, uscivano, anche perché adesso ne sono rimasti veramente pochi, ed entravano nell'area qui delle piste del villaggio Palumbo. È il versante più alto e più bello, anche se non sfruttato, ed ecco, possiamo vedere il cartello che ci indica, siamo a 1600 metri, Valle dei Lupi, qua abbiamo un metro di neve fresca. Adesso entriamo nella valle, che è veramente bella, mentre da una parte è già buio, da questa parte ancora riusciamo a intravedere il tramonto, quindi ancora c'è luce. Come potete vedere, è veramente meraviglioso questo posto. È una grande pianura nel parco. C'è molta acqua, quindi d'estate molta erba fresca. Gli animali escono dal bosco per venire a mangiare qui. Guardate che bello che è. E guardate il luccichio della neve. E mentre da una parte è già tutto buio, dall'altra ancora, ecco, il sole sta tramontando, riusciamo a vedere le ultime luci del tramonto.
Ciao ragazzi, in diretta, ecco, vediamo cos'è, qual è la striscia che il gatto delle nevi lascia, la striscia battuta, quella che permette agli sciatori di effettuare una discesa perfetta. Ecco, adesso torniamo indietro e la rivediamo. Ecco qua, la nostra pista battuta, perfettamente battuta. Adesso ritorniamo verso le piste da sci, che sono già innevate e illuminate, pronte per la notturna che partirà tra meno di un'ora. La prima notturna dell'anno. Tra un po' incroceremo la pista di gara Mattione, la pista, l'unica pista di super gigante in Calabria omologata per il Super G. Dal gatto delle nevi vi parla Armando Scalise. Eccoci qua, stiamo entrando nella pista da gara, che è veramente uno spettacolo vederla innevata così. Ripeto, guardate come si abbassa velocemente la temperatura e il luccichio della neve è uno spettacolo. Sulla nostra destra la pista Mattione, ve la faccio vedere, che è la pista da gara che veramente è totalmente innevata, ma è uno spettacolo. E qui entriamo nella panoramica, la pista illuminata per stasera, per questa prima discesa in notturna. Possiamo vedere dall'altra parte il Monte Nero, tutto innevato. Eccola qua, guardate che meraviglia di pista, totalmente battuta, ma è l'ampiezza della pista in tutta la sua lunghezza che ci sconvolge, per la qualità e la quantità della neve, veramente veramente speciale. Il gatto delle nevi può spostare la neve da una parte all'altra, come vedete può portarla giù, su, anche la aprire e chiudere la bocca di questa penna davanti, che ci serve per livellare la pista e trasportare eventualmente neve dove ci sono gli accumuli e portarla nella parte della pista dove magari ce n'è di meno.
ripeto, guardate i cannoni che stasera sono spenti, normalmente sono in automatico, sono cannoni con computer che riescono a riconoscere quando mettersi in moto, quindi quando azionarsi, e produrre neve in modo artificiale. Hanno prodotto neve nei momenti di grande freddo per Capodanno e con l'ausilio proprio dei cannoni siamo riusciti a aprire la stagione invernale a Capodanno. Adesso abbiamo un fondo sotto meraviglioso di neve artificiale con sopra lo strato di neve naturale, quindi una di qualità eccellente. Speriamo di andare avanti nella stagione, visto che abbiamo ormai ben compattato tutta la pista. Sulla nostra destra invece vediamo l'unico tappetino a tunnel presente oggi in Calabria. È appena arrivato, guardate che spettacolo, il tappetino campo scuola sci. È un tunnel coperto in modo da permettere di poter aprire ogni giorno senza problemi, anche in caso di grandi nevicate, quindi senza spalare. Ecco il tunnel, i bambini possono entrare nel tunnel ogni giorno al coperto, riscaldato, ed effettuare i primi passi sulla neve, quindi le prime lezioni, e quindi intraprendere il loro percorso dell'avviamento allo sci. E così stiamo arrivando alla fine della pista, dove tra poco si darà il via alla notturna. E con queste immagini meravigliose e dal Gatto delle Nevi di Villaggio Palumbo, Armando Scalise vi saluta e vi aspetta.